La pineta di Ponte Felcino deve essere curata e rimanere tale, non sostituire i pini domestici con piante autoctone. E questo è il motivo che ha spinto il comitato dei cittadini e non di esperti nel settore a manifestare nel pomeriggio di sabato. La pineta non è pericolosa, hanno detto, durante il sit-in, ha bisogno di cure, la cui mancanza nel tempo non è solo dell'amministrazione Romizzi, ma viene da più lontano. Il maltempo dello scorso inverno ha portato alla chiusura della pineta in seguito alla caduta di qualche ramo e un pioppo, ma questo non vuol dire che tutti gli alberi siano un pericolo pubblico. Ascoltiamo l'intervista. Che cosa sta accadendo qui? Allora, sta accadendo che il comune ci ha convocato venerdì 24 lo scorso per farci toccare con mano quella che è quello stato dell'arte di questa pineta. Perché? Perché che cosa è successo? Sapete tutti che a ottobre era stata chiusa al pubblico perché c'era stato, diciamo, dal punto di vista meteorologico una forte perturbazione che aveva fatto, ahimè, cadere un ramo e un pioppo. Allora, da allora il comune ha dato incarico all'università e all'agraria per vedere di poter risolvere il problema di questa manutenzione della pineta. Però dai discorsi che stanno venendo fuori, anche se in maniera informale, sembrerebbe che questa pineta debba essere sostituita di volta in volta con piante autoctone. Ora, noi abbiamo avuto una riunione il 24 febbraio e di questo ringraziamo ovviamente Numerini che ci ha coinvolto, però abbiamo visto che in effetti tutto questo problema della pineta in toto non esiste, ma questo anche avallato da nostri tecnici. Non esiste perché ci saranno degli alberi che devono essere ovviamente forse anche sacrificati, ma si conta sulle dita di una mano, per cui per tutto il resto noi proponiamo il fatto di poter non mettere delle piante autoctone. È una pineta, si mettono dei pini. E non capiamo perché questa ostinazione di voler comunque sovvertire e togliere dopo 90 anni che esiste o altro una questione che è ormai identitaria, una, no, per quanto riguarda sia non solo Ponte Felcino, tutti i ponti, ma Perugia in toto sotto questo punto di vista. Quindi, ok, va benissimo il discorso di verificare, ma con strumenti più idonei e con ovviamente in fase oggettiva quali sono gli alberi da poter identificare come malati o meno, e poi fare una manutenzione che in effetti, questo bisogna dirlo, è mancata negli ultimi anni, e poi rimettere delle piante autoctone. Noi ci batte, scusate, non rimettere le piante autoctone, ma i pini. Allora, abbiamo sempre detto, no, che lungo il percorso della strada o altro i pini, no, perché le radici, cioè, ma qui siamo in una pineta, qui non ci sono scuse. Deve essere una pineta. Giusto? Sì.